c'è attenzione su tutto il territorio. Questa è un'occasione per un'attenzione, ma che già c'è, anche perché il porto di Gioia Tauro, quando non sono le armi chimiche, è la cocaina che entra continuamente, quindi diciamo che è uno degli aspetti più significativi del approfondimento investigativo che viene compiuto dal nostro ufficio e dalle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza in primo luogo, unitamente alla Dogana. Guardi, non c'è assolutamente nessun allarme al momento. Peraltro di fronte a una situazione come questa vengono adottate le contromisure necessarie per impedire che qualunque fatto possa verificarsi.